Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Teleliguria che va in onda ogni mercoledì sera. Oggi nostro ospite è il dottor Fabrizio Trivelloni, è il presidente della sezione Turismo, Cultura e Tempo Libero di Confindustria, i nostri Unione Industriali per capirci. Perché abbiamo invitato lui? Perché è un esperto del settore. In questi giorni, in questi mesi si è parlato tanto di turismo. Come sapete, come abbiamo detto più volte, il turismo la fa da padrone in questo momento, perché le classifiche regionali ci danno in testa, addirittura abbiamo superato anche Sanremo Imperia nelle presenze turistiche, grazie forse, adesso poi lo chiederemo al nostro ospite, ma grazie anche a quello che rappresenta per noi cosa rappresentano per noi le Cinque Terre. Ma Spezia, grazie forse alle crociere, forse alle Cinque Terre, sta conoscendo una stagione turistica davvero eccezionale, che fa ben sperare, ma c'è sempre un ma in tutte le cose. Bisogna anche non rimanere attaccati alle vecchie usanze, all'improvvisazione. C'è bisogno di un turismo che dia delle risposte ai turisti e soprattutto che ci siano enti che riescano a pilotare e a governare questi flussi turistici che oggi ci sono e domani non sappiamo. Dottor Trivelloni, lei come presidente dell'associazione di Confindustria, come vede questo turismo nella nostra città, questo fiorire di turismo nella nostra provincia? Sì, è un turismo a doppia velocità, noi lo segnaliamo ormai da anni, è un turismo che è molto attivo e molto remunerativo durante il periodo di cosiddetta alta stagione, che per noi è il periodo che va ormai dai primi di aprile, fine di marzo, primi di aprile, fino a ottobre, e dobbiamo dire che la stagione alta si è allungata, ma a doppia velocità, perché poi il periodo invernale, quindi novembre-febbraio, è un periodo veramente di grande tristezza. Rimangono veramente molti pochi turisti, è un periodo di grande difficoltà, molte strutture chiudono, specialmente quelle che sono più lontane dal centro della città, e anche quelle che sono in centro città hanno difficoltà, diciamo così, a colmare, a coprire i costi dei propri conti economici, perché non c'è una domanda così forte come abbiamo nel periodo di alta stagione. E quindi che doppia velocità. Allora? Ecco, che fare per colmare questi periodi di stasi e di... No, guardi, noi, ma non soltanto la nostra associazione, anche le altre associazioni obiettivamente, ma noi, soprattutto noi, sono diversi anni che chiediamo di avere una governance del turismo. Oggi il turismo non è più un fenomeno... Quella che gli spezzini chiamano cabina di regia. Sì, per certi versi, però va interpretata bene questo discorso. Cioè, il turismo oggi è un'industria che ha delle regole di pianificazione, di programmazione, di realizzazione, dei numeri che poi crea. Noi oggi alla Spezia abbiamo vissuto di improvvisazione, di un turismo destrutturato, insomma. Abbiamo sempre avuto la fortuna di aprire le porte delle nostre strutture e vedere i turisti che arrivano. Però non è più possibile continuare su questa strada, specialmente perché durante il periodo invernale molti dei mercati che sono appetibili per noi non vengono colti, cioè rimangono fermi lì senza che nessuno vada a intercettarli. Ecco, ad esempio? Ma guardi, un cavallo di battaglia che noi abbiamo portato avanti ancora dal 2013, durante un convegno che facciamo in Confindustria l'altra stagione, è il mercato degli eventi. Noi siamo una città appetibile per eventi di piccola e media dimensione. Tra l'altro ne avremo uno proprio ad aprile sulla Società Europea dei Cetacei, che ha scelto la Spezia come per fare il loro evento, ma sono molti gli eventi che vengono realizzati in tutta Europa, a cui noi non abbiamo mai attinto, semplicemente perché non siamo andati mai a intercettare attraverso una struttura che facesse questo tipo di lavoro, questo tipo di mercato degli eventi. Ma non è l'unico, perché oggi si parla più di turismi che di turismo. Quindi sono vari segmenti di turismo che noi possiamo andare a intercettare e che possiamo obiettivamente utilizzare per migliorare l'altra stagione. Ecco, questa mattina c'è stato un incontro in Camera di Commercio tra Comune della Spezia, Camera di Commercio, Comune di Portovenere, mi pare, di Rico del Golfo, per dare vita a questo che loro chiamano DMO, che è un po' in contrapposizione con il distretto, quel distretto di cui fanno parte i comuni della Val di Magra, ad esempio. Confindustria ha dapprima appoggiato l'iniziativa del distretto che era stata generata dall'amministrazione precedente, ma proprio con lo spirito
di avere una governance del turismo, perché, permettetemi il termine, ma piuttosto che niente è meglio piuttosto, no? E quindi il distretto che era nella progettualità dell'amministrazione precedente poteva essere un'opportunità per dare una governance. Poi è cambiata l'amministrazione, questo progetto è stato cambiato e sostituito dal progetto di DMO, che per certi versi ha una progettualità più moderna, più protesa al marketing turistico rispetto a quella del distretto, e noi proprio per questa necessità di governance abbiamo continuato ad appoggiare il DMO, cosa che stiamo ancora facendo proprio perché vogliamo questa governance turistica. Ecco, senta, così per il telespettatore sente parlare di Confindustria e dice: ma che ci fa il turismo in Confindustria? Invece la sezione spezzina di Confindustria, sì, da tempo ha questo sì, diciamo, distretto. Turismo, cultura e tempo libero. Esatto, sì. Quindi turismo, cultura e tempo libero, tra l'altro. Io sono tornato alla Spezia, sono spezzino, ho lavorato tanti anni fuori, sono ritornato alla Spezia nel 2010, sono diventato presidente della sezione dal 2011, se non ricordo male. Quindi è qualche anno che mi occupo di seguire il turismo per Confindustria. Storicamente Confindustria è sempre stata protesa al tondino di ferro, certo, no? Alla metallurgia, ma oggi all'interno di Confindustria Nazionale c'è Confindustria Alberghi, che è un segmento che poi declina territorialmente la propria attività attraverso le sezioni. Quindi Confindustria aveva già visto che c'era questo spazio del turismo nella nostra provincia. Per Bacco, sì, prima di me c'erano la sezione era attiva, prima che arrivassi io la sezione era attiva e svolgeva la sua attività regolarmente. Ecco, ma cosa manca a questa città, Trivelloni, perché possa veramente dirsi turistica, cioè brillare di luce propria e non di quella riflessa che viene dalle Cinque Terre? Cosa manca? Guardi, io sono uno spezzino che adora la Spezia, per certi versi, anche se tornando specialmente da una città come potevo, io ho lavorato tanti anni a Milano, tornare alla Spezia, una città di provincia, bisogna tirare un po' il freno a mano, però è una città bellissima, è una città che ha fortissima attrattiva. Manca una pianificazione, manca una governance sul turismo, manca una progettualità che va fatta ovviamente a livelli molto ampi di territorialità. Non si può pensare che sia un singolo operatore piuttosto che un gruppo di operatori. Deve essere un'azione portata avanti a livello provinciale di un'area molto grande che spinge tutte insieme per arrivare attraverso una programmazione adeguata ha dei risultati che devono essere misurabili e quantificabili. Ci sono diverse ricette oggi, no? per sviluppare il turismo. Io dico che scegliamone una, lasciamo fare magari a tecnici esperti, però ci deve portare i risultati che noi operatori ci attendiamo, che sono soprattutto obiettivi e risultati che sono legati alla destagionalizzazione. Ecco, ma qual è la governance che voi immaginate come Confindustria? Ma la delinei un po', ecco, chi dovrebbe gestire, pilotare, programmare questo turismo in provincia? Guardi, per noi il DMO va bene, nel senso che il DMO, per come è stato presentato questa mattina, può essere sicuramente lo strumento e la struttura che ci permette di portare avanti questa pianificazione, questa governance. Sarà fondamentale l'utilizzo delle risorse che derivano dalla tassa di soggiorno, era sulle cronache di questi giorni l'aumento della tassa di soggiorno, questa opportunità che appunto deriva dalla disponibilità delle risorse legate alla tassa di soggiorno e dalla governance legata al DMO non devono essere disperse, cioè devono essere utilizzate, finalizzate ad una promozione molto mirata. Ecco, c'è proprio questo dibattito in questi giorni, c'è stato perché il Comune della Spezia ha raddoppiato la tassa di soggiorno, Rio Maggiore ha già fatto capire che da un euro andrà a un euro e mezzo al giorno, molti comuni, adesso lo diciamo noi, ma cercano di fare cassa anche sul turismo, ma questi soldi come verranno poi impiegati? Perché molto spesso siamo abituati che i comuni incassano e poi questi soldi seguono mille rivoli e non vanno certo a potenziare le strutture turistiche. Voi come vorreste che fossero finalizzati questi quattrini? Guardi, Sottanis, la tassa di soggiorno è sicuramente uno strumento che, se utilizzato correttamente, può portare dei risultati. La modalità, cioè l'aumento della tassa di soggiorno, secondo me, ci poteva anche stare. La modalità in cui è stata applicata è stata un po', diciamo così, cruenta, proprio perché è stata introdotta nel giro di pochissimo tempo, senza tenere in considerazione la programmazione
soprattutto dei tour operator, che ha una tempistica molto lunga. Considerate che adesso, che siamo all'inizio del 2018, gli operatori hanno già chiuso e stanno chiudendo i contratti del 2019. Quindi a loro sicuramente ha dato qualche problema. Problema che c'è sempre quando si parla di aumento della tassa di soggiorno. A La Spezia, ma anche nelle altre città del mondo. Come spenderli? Questo sarà poi un elemento a cui noi speriamo di poter dare un contributo attivo. Noi ci auguriamo di poter, così come prevede il patto per il turismo, ma credo che l'amministrazione ci ha dato rassicurazioni in questo senso, di poter contribuire attraverso la manifestazione delle necessità degli operatori a determinare alcune linee di impiego di queste risorse. Magari i primi anni non sarà l'intero gettito, io credo, però passare da una forma di turismo destrutturata a una forma di turismo governata anche con poche risorse, io credo che possa fare una differenza. Ecco, nei giorni scorsi il Comune della Spezia ha presentato a Milano la famosa cartina tridimensionale, sì, che per il turista, quando arriva in una città, uno cerca queste cartine. Cosa si può fare, oltre a questa, che sicuramente è una iniziativa lodevole, però Spezia è reclamizzata abbastanza? Quando il turista viene in città, ha dove poter informarsi su quello che può visitare, cosa può gustare? Perché poi nel turismo c'è anche l'enogastronomia che tira parecchio. Certo. Ma guardi, pensare di legare le sorti turistiche di una destinazione alla pubblicazione di una cartina mi sembra obiettivamente riduttivo. Allo stesso tempo io le devo dire che, secondo la mia esperienza, frequentando operatori internazionali, oggi il volano turistico riconosciuto all'estero non è La Spezia ma sono le Cinque Terre. Oggi è impegno del DMO quello di fare conoscere la città e le sue bellezze. Io voglio sperare non in contrapposizione alle Cinque Terre, ma a fianco alle Cinque Terre, no? Perché oggi le Cinque Terre sono sicuramente il driver che ci permette a noi operatori del turismo di lavorare 8 mesi all'anno pieni. Quindi non dobbiamo dimenticarci che le Cinque Terre sono la risorsa, sono un po' come la Torre di Pisa per Pisa, il Colosseo per Roma o giù di lì, insomma. Quindi, un tesoro da salvaguardare. Assolutamente, assolutamente. Insomma, poi che ci sia questa necessità legittima del Comune capoluogo di sviluppare, giustissima per carità, non dobbiamo tirarci indietro. Chiaro che l'impresa è importante, insomma, perché si tratta di creare proprio una destinazione turistica e un management di questa destinazione turistica. È un'attività importante che si compie attraverso un lavoro di qualche anno. Non possiamo pensare che il risultato arrivi dall'oggi al domani, ma sicuramente ci vorrà qualche anno di attività. Ecco, senta Presidente, ogni volta che si parla di incentivare il turismo in questa provincia si invoca più professionalità. Ecco, secondo lei serve più professionalità in quali settori, in quali categorie che si occupano di turismo? Guardi, tocca un argomento che a me è molto caro, quello della formazione degli addetti. Oggi, negli ultimi 5 anni, soprattutto la parte legata al commercio online ha cambiato le abitudini degli acquirenti di servizi turistici e devo dire che la formazione è rimasta un pochettino ferma da questo punto di vista. La Regione ha attivato attraverso il patto per il turismo alcune iniziative che devono però sicuramente essere messe a struttura, cioè non possono essere dei corsi sporadici che si fanno ogni tanto, ma devono essere delle attività portate avanti anche dalle scuole. Proprio perché oggi il mondo del turismo è cresciuto e si è modificato in maniera molto rapida, le scuole non sono state così attente a seguire appunto quello che è successo nel mondo del lavoro. Poi ci sono alcuni capisaldi a cui non si può fare a meno. Io mi sento di dire che tutti gli addetti del turismo devono parlare le lingue, perché è proprio l'elemento fondamentale che si deve richiedere, insomma, a chi intende muoversi nell'ambito di questa professione. E questo manca molto, dice, è una cosa che... No, che manchi molto no, manca una specializzazione. Oggi, per esempio, ci sono alcune attività che non,
i manutentori d'albergo non si trovano, le governanti non si trovano, i revenue managers sono formati soltanto a livello... I vigili urbani parlano inglese, quelli che dovrebbero dare, i ferrovieri che dovrebbero dare informazioni, parlano tutti inglese, sono tutti... No, tutt'altro, non credo. Appunto, è quello che... No, sono delle... troppo fanno ospitalità anche loro. E questo è il problema. Fanno ospitalità anche loro, assolutamente. Ecco, senta, e la nostra scuola alberghiera cosa può rappresentare in questo settore? Guardi, io sono uno studente della scuola alberghiera di Lerici. Quando la scuola alberghiera di Lerici... La sua bella vista? No, quella è la Venere Azzurra. Quando la scuola alberghiera di Lerici, della Venere Azzurra, faceva 55-60 studenti. Oggi pensare ad una scuola che fa questi numeri mi viene un po' difficile, diciamo così, pensare che poi... Per carità, escono tanti bravi ragazzi, ma so che gli insegnanti hanno diverse difficoltà, insomma, a gestire questi numeri e anche il materiale che hanno a disposizione. Però mi fermo qua, insomma, non voglio esprimermi. Senta... troppo. So che io l'ultima assunzione che ho fatto è un ragazzo che arriva da Torino e siamo dovuti andarlo a pescare là, insomma. Abbiamo sempre difficoltà a trovare... Questo è grave, però. Sì, è grave. Sono d'accordo con lei. Senatore Veloni, lei diceva appunto giustamente che le Cinque Terre sono il drive, il motore del turismo delle Cinque Terre. Però alcuni siti, a cominciare appunto dalla famosa CNN, l'hanno già inserita tra località che è opportuno non frequentare, sì. No? Insieme a Venezia, insieme a Santorini, insieme a Dubrovnik, eccetera, eccetera. Sì. Questo se si può un po' inorgoglire, perché siamo in una splendida compagnia prestigiosa, di località prestigiose, però non è un campanello d'allarme per la nostra provincia. Sì, beh, è noto che il carico antropico che c'è sui sentieri delle Cinque Terre, credo che sia la città che ha la densità... turistica per abitante, cioè le Cinque Terre, Vernazza credo in particolare, è la città, è il paese, la località turistica che ha la più alta densità, il più alto rapporto turista-residente, addirittura superiore a Venezia e di gran lunga superiore a Roma. È chiaro che quando hai questi numeri si devono fare delle scelte, tendere più a un turismo di qualità piuttosto che a un turismo di quantità. Ma voi come imprenditori qualche proposta l'avete fatta agli amministratori? Guardi, io credo che una pianificazione e una corretta distribuzione dei flussi su un territorio più ampio sicuramente aiuti anche le Cinque Terre. Lerici soffre per esempio un pochettino, no? Anche nel periodo di alta stagione. E Lerici credo che sia altrettanto bella quanto Portovenere, piuttosto che i paesini della Val di Vara, che sono fantastici. Certo. Quindi avere la possibilità di distribuire di più sul territorio aiuterebbe anche a diminuire il carico antropico sulle Cinque Terre. Io so che ci sono, per esempio, gruppi di norvegesi che vengono nelle nostre zone e stanno 7 giorni, ma di questi 7 giorni solamente un giorno lo spendono nelle Cinque Terre. Gli altri 6 sono in giro per tutto il territorio, okay. E questa è una forma corretta di distribuzione dei flussi turistici. Non c'è dubbio. Quello sì. Ecco, senta, il discorso delle Cinque Terre ovviamente è pesante, soprattutto per questi flussi che coinvolgono anche le crociere. Ora, nelle ultime estate a Manarola, dove girano i pullman turistici delle crociere, arrivavano anche 20 pullman per mattina, quindi è chiaro che poi 20 pullman ti portano 2.000 persone che scendono in un paesino di 500-600 abitanti e creano un ingorgone. Ecco, forse non sarebbe il caso, perché come diceva lei bisogna intervenire prima, non durante la stagione, perché ormai le società croceristiche hanno già fatto le loro iniziative, ma limitare probabilmente questo bisognerà arrivarci prima o poi. Sì, guardi, parlare di numero chiuso, cosa che è successa, se non ricordo male, 2 anni fa, crea il panico globale. Sì. Una volta si parlò, credo proprio nel 2015, di numero chiuso alle Cinque Terre. Io mi ricordo che immediatamente dopo ricevo telefonate dagli Stati Uniti, dall'Australia, per avere informazioni se era vero di questo numero chiuso. Non credo che il numero chiuso sia la soluzione, sicuramente. La pianificazione, la gestione, sì. Numero questo programmato, però. Numero programmato. No? Il numero programmato può essere una soluzione. Poi per quanto riguarda la materia dei croceristi che lei ha toccato, io spero che ci sia anche lì un cambio di livello qualitativo, cioè se noi domani mattina diventassimo on port e quindi avessimo la possibilità magari di diminuire i transiti a vantaggio degli imbarchi e degli sbarchi, anche quello farebbe il cambio di qualità del crocerista, no? Perché sicuramente chi si deve imbarcare magari sfrutta l'opportunità all'imbarco, allo sbarco di magari passare un giorno o due. Ecco, senta, a visitarla. A proposito di crociere, una delle
delle critiche che veniva mossa agli operatori spezzini era quella, da parte ovviamente anche degli operatori delle crociere, dice, quando arrivano i turisti i negozi chiudono, perché i turisti scendono alle 10 dalla nave, 9 e mezza, 10, e alle 5 devono rientrare, ovviamente il loro turno in città si svolge da mezzogiorno alle 4, e trovano una città chiusa. Mi sento di dire che non è un grande acume commerciale, insomma, no, questo, però credo che con una pianificazione ci si possa lavorare, credo che sia interesse anche degli operatori commerciali sfruttare le opportunità. Molto è già cambiato, bisogna dirlo, sì, perché sì. Sono le aperture domenicali, certo. Molti negozi tengono aperto. Certo, quindi. certo. Dicevo anche che sia interesse anche degli operatori commerciali sfruttare le opportunità che derivano dall'avere un volume di visitatori così importante come quello che arriva attraverso il mondo delle crociere. Senta Trivelloni, lei è anche direttore di un importante albergo, non facciamo il nome, non facciamo pubblicità, non la mettiamo in imbarazzo in nessun modo, vicino al mare, che è un osservatorio interessante per capire, certo. Per mettere a fuoco la tipologia anche dei frequentatori del golfo. Immagino che tra i suoi clienti ci siano, oltre che turisti, uomini d'affari, manager, sì. Rappresentanti, eccetera. Ecco, quando lei entra in contatto, intanto qual è la categoria maggioritaria della sua clientela? E poi, quando entra in contatto con queste persone, che tipo di reazioni, che tipo di commenti registra, di soddisfazione, di critica, qualche critica ad esempio, immagino che qualcuno le rappresenterà qualche certo. Problema, no? Legato all'accoglienza, alla struttura turistica, eccetera. Certo. Guardi, allora, la tipologia di clientela cambia notevolmente dal periodo di alta stagione al periodo di bassa stagione. Nel periodo di alta stagione abbiamo soprattutto quel tipo di clientela che noi chiamiamo B2C, cioè B2C, quindi da business to consumers, e quindi sono i classici viaggiatori leisure che arrivano un pochettino da tutto il mondo, insomma, devo dire negli ultimi due anni soprattutto dal centro Europa, per le ragioni geopolitiche che sappiamo legate al fatto che i fatti terroristici hanno spaventato moltissimo francesi, belgi, olandesi, quindi oggi in estate li vediamo ritornare dopo anni che non si vedevano più con la loro macchina guidandosi i 500 chilometri per venire nelle nostre zone. Nel periodo invernale la forma di cliente prevalente è il cliente corporate. Il cliente corporate che è quello legato al lavoro delle aziende del nostro territorio che grazie al cielo rimane, persiste, migliora, è migliorato un pochettino, però manca completamente il B2C. Quindi questo genera sicuramente delle mancanze di occupazione, perché non è così forte questo mercato corporate come è forte il mercato del B2C durante il periodo di estivo di alta stagione. Ecco, quali commenti registra? Ecco, quando si lamenta, immagino qualcuno ci sarà, no? che riferisce le cose che non funzionano di questa nostra macchina turistica. Sono esigenze diverse, cioè l'uomo d'affari che arriva in città ha la necessità di avere a disposizione tutto ciò che gli serve per poter lavorare nei due giorni che rimane in città. Il cliente che viene durante il periodo estivo oggi chiede di vivere delle esperienze sul nostro territorio. Esperienze che sono legate soprattutto a quello che noi chiamiamo il field place, cioè a vivere il posto in tutte le sue caratteristiche. E ci riesce? Ci riesce. Noi siamo, devo dire, abbastanza caratterizzanti, no? Per quanto riguarda il territorio, sia per la parte legata alla gastronomia, che comunque è riconosciuta come una gastronomia di buon livello, ma anche il vivere proprio il territorio in se stesso, camminare tra i vigneti piuttosto che scoprire angoli del nostro territorio che sono magari anche a noi spezzini sono poco conosciuti, loro si infilano dappertutto e girano, arrivano super informati. Sì. Riccardo. Sì. E senta, a proposito di alberghi, abbiamo parlato di alberghi, e cosa manca a questa città? Non manca un albergo a 5 stelle, ad esempio, come industriale, non avete mai pensato a un progetto di albergo a 5 stelle che caratterizzerebbe enormemente questa provincia? Guardi, l'argomento è caldo. Oggi abbiamo la fortuna di avere sul territorio eccellenze, aziende che producono eccellenza nel mondo del lusso e quindi la loro necessità è quella di dare ai loro clienti accoglienza proprio di 5 stelle di lusso. Chiaramente una struttura 5 stelle è molto onerosa dal punto di vista della gestione e non si può pensare che lavori soltanto con un mercato.
però l'esigenza che hanno è comprensibilissima, è giusto. Durante il periodo di alta stagione noi in città generiamo quello che in termine tecnico si chiama displacement, e cioè non siamo in grado di accogliere tutte le richieste che arrivano proprio per mancanza di disponibilità. Quindi di per sé noi andiamo a mandare una parte del nostro lavoro sul territorio limitrofo, e quindi sicuramente ci sarebbe la necessità di strutture alberghiere di dimensioni piuttosto grandi. Confindustria si è impegnata in questo senso e stiamo seguendo con la Presidente Cozzani alcuni progetti che speriamo che si realizzino. I tempi sono maturi per realizzarlo questo? Io credo di sì, credo di sì, perché da quello che so io l'amministrazione ha dei progetti, e ci sono imprenditori interessati, ci sono aziende che sono interessate, quindi vediamo se si riesce a chiudere il cerchio. Nel nuovo fronte a mare, che bene o male l'amministrazione dice di voler completare, ci sarebbe posto per un albergo di questo genere? Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Sicuramente lì i tempi saranno lunghi, però certo, ma io guardi, in qualsiasi progetto di sviluppo immobiliare credo che sia importante avere una struttura ricettiva, perché poi funziona da volano proprio certo. Per lo sviluppo dell'intera nuova zona che viene costruita. Ma voi ce l'avete un'idea complessiva del waterfront che secondo voi farebbe fare un salto di qualità alla città? Ma no, nel senso che io non mi sono occupato specificatamente di questo progetto, però è un tema che è molto caro a tutti noi, insomma noi lo attendiamo proprio con la speranza che si realizzi quanto prima. Come giudicava il progetto Lavador, il primo, quello che secondo poi il sindaco Federici che aveva sconfessato, no, aveva detto è una piccola Dubai sarebbe stata, no? Quindi ammettendo l'errore di questa progettazione, lei come l'aveva visto quel progetto? Guardi, io non voglio entrare troppo nel merito della progettualità che è in capo alle amministrazioni, io le posso dire che sicuramente lo sviluppo del waterfront donato alla città con una struttura ricettiva sarebbe per la città intera motivo di sviluppo e di grande prestigio. Pensiamo che cos'era Genova nella zona del Porto Antico. Prima che venisse, nel Porto Antico ci sono alberghi, ma non solo alberghi, che fanno vivere quella zona e l'hanno riqualificata rispetto a come era anni fa, che non ci si poteva. Solo che lì c'erano investimenti pubblici, Presidente, c'erano investimenti pubblici che qui forse non ci sarebbero, e il privato quando investe vuole poi un ritorno economico, e quindi c'è questo rischio grosso. Guardi, io spero che ci siano imprenditori che abbiano la possibilità di investire in questo progetto, ok? Senta, non voglio farla scivolare su un terreno politico, però... Non ci casco, non ci vado. No, un suo giudizio, però sono curioso di avere un suo giudizio. C'è questa polemica sul parco, Montemarcello, Val di Magra, Val di Vara. Alcuni vorrebbero abolirlo perché è inutile e molti altri invece lo difendono. Lei cosa ne pensa? Guardi, il turismo che si genera sui parchi è un turismo di qualità. Quindi io credo che avere... nella nostra area un parco che sia anche alternativo al parco delle Cinque Terre non ci può fare che bene. Va valorizzato, va gestito, va pianificato, va programmato, va spinto, va commercializzato, quello che si diceva prima, insomma. Certo. Ci vuole una struttura di governance efficace e ci vogliono strutture all'interno magari del parco che facciano in modo che chi parte magari dall'altra parte dell'oceano e vuol vivere magari all'interno di un parco nazionale o di un parco importante abbia la possibilità di farlo. La sezione che lei presiede alla Confindustria raccoglie anche il discorso della cultura e ovviamente dell'enogastronomia, un po' tutto. E nella nostra città i musei, il Museo Navale, il Museo Lia, il CAME, che spinta possono dare a questo turismo? Riusciamo veramente a renderli sì. Competitivi? Guardi, sono una grande opportunità. Noi abbiamo la fortuna di avere il Museo Navale, che è una perla, mi sento di dire, che a mio modo di vedere non è valorizzata adeguatamente. L'iniziativa di legare al biglietto del Parco delle Cinque Terre la possibilità di entrare all'interno dei musei credo che sia stata una scelta giusta. Era semplice, l'avevamo lì alla portata di mano, grazie al cielo è stata fatta. Poi speriamo che ci sia anche un'attrattiva, un po' così, uso un termine magari improprio, ma uno specchio per le allodole, come possa essere questo famoso sommergibile, no? Che un po' funziona
così più che altro in apparenza, ma anche nella sostanza, che permetta appunto anche di essere attrattivi anche da questo punto di vista. Lei è favorevole al sommergibile lì del Calatapai? Sì. Guarda, io lo dissi al sindaco Federici anni fa, ho detto io in Piazza Chiodo ci metterei una corvetta, proprio toglierei il monumento e ci metterei una corvetta, perché la Spezia è legata a doppio filo alla Marina Militare, quindi perché no? Anche perché ci ha battuto Sarzana che all'eliporto ha messo l'aereo nella rotonda. Sì, beh, lì è stato facile, insomma, forse sia stato più facile. Insomma, mettere un sommergibile Sarzana in piazza. Adesso ha fatto, chiuderà il 5, mi pare il 5 marzo, questa grande mostra dedicata a Andy Warhol. Spezia, no? Grandi eventi così, c'era il festival della marineria che non si farà più perché è pieno di debiti, quindi è stato cancellato. Non ha dei grandi eventi? Guardi, sugli eventi noi abbiamo già espresso la necessità di avere una calendarizzazione che sia appropriata. Capita, specialmente durante il periodo di alta stagione, di avere più eventi che si accavallano sulle solite date, creando questo famoso displacement. Quindi più cose che si fanno proprio perché non c'è una pianificazione, che ci costringono a rifiutare lavoro proprio perché abbiamo esaurito la disponibilità. Quindi la necessità in materia di eventi è di averli spalmati su un periodo più ampio. Se viene poi anche un grande evento, un grande richiamo, no, come fanno altre città, non so, ad esempio Genova ha altre dimensioni, altre tradizioni, eccetera, ma sempre delle grandi mostre a Palazzo Ducale che richiamano migliaia di persone. Guardi, io sono d'accordo con lei, gli eventi servono a destagionalizzare, quindi possiamo sbizzarrirci e fare un brainstorming su che cosa, da dove cominciare, per così dire, no? Io credo che gli eventi sportivi, alcuni eventi sportivi si possono pianificare per esempio nel periodo che va tra novembre e marzo. Ci sia la possibilità, in Norvegia per esempio non si giocano i campionati di calcio e le squadre norvegesi cercano destinazioni per poter portare le loro squadre per fare gli allenamenti dove il clima glielo permette. Perché non farlo qui da noi, per esempio? No? Eh sì, giusto. Bisogna andare lì e prenderli. Quello che le dicevo prima. Quindi ci vuole veramente un'organizzazione commerciale che ci permetta di acquisire mercati che oggi non abbiamo. Poi gli eventi culturali sono un corollario, diciamo così, no? Perché poi il turista che viene in città gli fa piacere trovare il concerto, gli fa piacere trovare la serata a teatro piuttosto che il museo. Però non pensiamo che siano, come dire, la panacea di tutti i mali. No, oggi certo. Quello che è fondamentale è andare a intercettare mercati che ci permettano di destagionalizzare e di andare a riempire la stagione in cui abbiamo veramente più bisogno di lavorare. Il nostro turismo è un turismo double face, molto bello in periodo estivo, con necessità di interventi durante il periodo invernale. Quindi forse i grandi eventi bisognerebbe anche portarli nella bassa stagione. Certo, assolutamente come sì. Come ha fatto quest'anno con Bob Sinclair, che è andato poi sulle pagine nazionali e su tutte le televisioni. Sì, anche se devo dirle la verità che se vogliamo legarlo al turismo, leghiamolo per carità del cielo, non ha generato... Perché non ha avuto... Poi cioè, dobbiamo anche essere d'accordo su che cosa significa turista, no? Turista è, nell'accezione dell'Associazione Mondiale del Turismo, è colui che spende la notte fuori casa, quindi che dorme in una struttura... Che dà la presenza. Che fa la classica presenza. Quindi tutto ciò che fa evento, che genera la presenza, diciamo così, nelle strutture ricettive, quello è turismo. Ecco, senta, la gastronomia è un fattore importante, lo diceva prima il collega Sottani, cioè un fattore importante veramente di richiamo turistico. Sono curioso, nella sua cucina sicuramente avrà piatti internazionali, eccetera, ma un posticino per la cucina, per i piatti tradizionali, lei lo ha trovato? Io ho fatto il menù a chilometro zero. Guai se non abbiamo... È uno spezzino il testarolo al pesto o i muscoli, guai, assolutamente. Cioè, le dicevo prima che il turista vuole il feel the place, vuole il look and feel, adesso uso termini magari un pochettino, però vuole vivere il territorio anche gustando le prelibatezze del territorio, ma è come se noi andassimo a Firenze e non mangiassimo la ribollita, per carità del cielo. Noi sicuramente li abbiamo e assicuriamo al nostro ospite che i prodotti del territorio sono ampiamente utilizzati, sì, glielo garantisco. Lo sa che ci sono anche le ostriche adesso a chilometro zero, eh? Certamente. Lei le usa? No, le ostriche ancora no. Ancora no, però i muscoli sì, i muscoli ci sono. L'ultima cosa le chiedo, Trivelloni, se fosse assessore al turismo del Comune di Spezia, qual è il primo intervento che farebbe?
Guardi, Paolo Asti è un mio caro amico d'infanzia, quindi qualsiasi tipo io di risposta le darei sarebbe un oltraggio all'amicizia. Però devo dire che ci stiamo dando da fare, insomma, noi siamo collaborativi e quindi sono sicuro che questo DMO ci porterà soddisfazioni, lo spero veramente. Perfetto, ecco, Tivelloni. Un'ultima cosa, in città abbiamo visto negli ultimi anni un fiorire di bed and breakfast, affittacamere, eccetera. Però tutto questo va bene perché produce sicuramente ricchezza e probabilmente anche posti di lavoro, ma non sarebbe meglio che fosse governata questo dato turistico dagli alberghi, diventasse poi un corollario invece tutto il resto? Guardi, se ne è parlato molto in questi periodi qui della ospitalità extraalberghiera. Diciamo così che le percentuali sono invertite. Oggi il 70% della ricettività nella nostra provincia è extraalberghiera, il 30% è alberghiera. Le dico semplicemente che dovrebbe essere il contrario, ma questo non a danno delle strutture extraalberghiere. Per mantenere questo mercato. Ma assolutamente, perché cioè la ricettività alberghiera è fondamentale per sviluppare, le dico soltanto una cosa banale, insomma, le strutture extraalberghiere non riescono a ricevere gruppi, cioè i gruppi, quelli intesi da 50 persone che viaggiano, 50 certo. persone al colpo, quelli li perdiamo. Sono quelli che perdiamo poi. Quelli li perdiamo. Insomma. Perfetto, si chiude qui, tamburo battente, ringraziamo il nostro ospite. Vi ringrazio a voi. Che ha dato una voce, come dire, puntuale, documentata, molto English, internazionale, che è importante. E al prossimo tamburo battente, la prossima settimana. Grazie a tutti. Buonasera.